Des milliers de salariés du secteur de l'automobile dans les rues de Rome pour réclamer des garanties sur l'emploi. Les syndicats de Stellantis Italie avaient appelé à la mobilisation et parlent d'une grève historique comme il n'y en a pas eu depuis 40 ans. En Italie, depuis janvier dernier, la production de Stellantis enregistre un recul de plus de 30%. Noi abbiamo una situazione che sta precipitando, i volumi stanno crollando, non faremo neanche 500.000 veicoli nel nostro paese, cosa che non avveniva dal 1956. C'è una situazione di perdita occupazionale di oltre 12.000 lavoratori in 3 anni, c'è la cassa integrazione che si fa più cassa integrazione che lavoro. Diventa fondamentale che la Presidenza del Consiglio convochi l'amministratore delegato, i sindacati, perché per noi è fondamentale mettere in fila investimenti, aiuti al settore per il rilancio di uno dei settori più trainanti del nostro Paese. Le secteur de l'automobile européen peine en raison du manque d'engouement pour les véhicules électriques dont les modèles occidentaux restent onéreux alors que Bruxelles a fixé pour 2035 l'interdiction de vente des véhicules thermiques. La situazione del settore Stellantis è in grave crisi. In questo momento tutte le emissioni industriali che stanno dando li stanno collocando all'estero. Tutte le vetture prodotte in questo momento stanno andando in Polonia, in Spagna, in Marocco e noi siamo molto preoccupati. The call to address the crisis is global, affecting the whole European automotive industry. Competitiveness and the green transition have taken a strain on the whole sector. That's why union representatives from several EU countries and beyond have gathered here to take to the streets and join the protest. Tous les Européens, tous les gouvernements, ils doivent sauver l'emploi en Italie, en France, en Belgique, ainsi qu'en Allemagne. Il faut mettre de l'argent dans la sauvegarde de l'emploi et pas dans les guerres. It would be a shame on Europe if we lost that industrial expertise, the skilled jobs, all of the innovation which comes from the Italian automotive industry. So the fight in Italy is our fight. And that's why we are demanding very strongly for a European plan, industrial plan, investment plan, to deal with the crisis in the industry.